Eccoci, siamo pronti con il nostro giornale, grazie per essere con noi, molto ricco oggi, quindi vediamo subito la sigla e i titoli. Trattori per le strade della Calabria, gli agricoltori sono stanchi, noi non ce la facciamo più, non possiamo più reggere. Appello ai politici, muoveteci. Le rese note le motivazioni della sentenza Malapianta contro le cosche del Crotonese. Per i giudici il controllo sui villaggi turistici era praticamente totale. La doppia funzione dell'Università della Calabria in sostegno alla sanità cosentina. Rientro dei cervelli e disponibilità per aiutare l'ospedale con nuovi primari in arrivo. La bella vittoria ottenuta dal Cosenza contro Venezia lascia ben sperare. Il Catanzaro incappa in una giornata storta. Entrambe le squadre però guardano con attenzione al mercato che chiuderà i battenti il 31 gennaio prossimo. Allora grazie per essere con noi ancora una volta, per averci preferito. Oggi vogliamo dedicare gran parte del nostro telegiornale alle giuste, sacrosante proteste degli agricoltori calabresi. Una protesta che coinvolge tutta Europa, Germania, Francia, tutto il nord d'Italia, il centro d'Italia, il sud del paese, ma nella nostra regione si avverte forte la necessità di un intervento deciso e lo sentirete dalle persone che hanno avvicinato le nostre truppe, hanno parlato al microfono, avverte il momento in cui la politica deve giocare fino in fondo le sue carte a sostegno di questa terra. Sono tanti i servizi, partiamo da Cosenza con Alessia Antonucci. La protesta degli agricoltori unisce diversi presidi in Calabria e dalla punta estrema dello Stivale si congiunge a sit-in che oggi stanno interessando tantissime città italiane. Sono partiti presto questa mattina da Moccone i circa 100 allevatori agricoli della Sila. A bordo dei loro trattori hanno raggiunto lo stadio Lorenzon di Rende. Lentamente si sono diretti alla stazione di Vagliolisi a Cosenza per un presidio permanente. Chiedono risposte immediate alle loro rivendicazioni scritte a caratteri cubitali sui manifesti attaccati ai trattori. Hanno percorso tutta questa strada per far sentire la loro rabbia mista alla forte preoccupazione che tutto presto possa andare in malora. Non ce la facciamo più, le nostre aziende stanno per fallire, molte sono già fallite, molte sono già all'asta, molti colleghi nostri sono all'asta e quindi non ce la facciamo più e siamo qui per manifestare. La Calabria fa sentire insieme al resto d'Italia nella piena legalità e nella piena libertà di espressione e di portare avanti i nostri diritti, perché noi non chiediamo sussidi e quant'altro. Siamo tutti sul piatto della chiusura, con queste politiche non arriveremo da nessuna parte, sarà un cane che si morde la coda e gireremo sempre qui. Facciamo solo debiti e basta. Non si riesce a fare profitto, non si riesce a fare una politica di sviluppo con queste caratteristiche. L'Unione Europea sta dettando delle politiche scellerate. Oltre a danno anche la beffa. Quando c'è stata la guerra in Ucraina, a noi hanno aumentato il prezzo del grano, ora il prezzo è sceso più o meno agli stessi livelli, ma la pasta e il pane costa come quando c'è stata la guerra in Ucraina. Quindi è fortemente una politica di speculazione, basta. Come dare torto a questa gente? Ci sono delle direttive europee che non rispondono a quelle che sono le esigenze dell'agricoltura, specie quella calabrese. Questa era Cosenza. Spostiamoci, andiamo a Lamezia Terme e a Crotone. Isabella Roccano. A Crotone oltre 200 trattori in corteo contro le nuove linee guida emanate dall'Unione Europea. Sono partiti da Passo Vecchio, hanno percorso la statale 106 per raggiungere la rotonda di Steccato di Cutro. Da nord a sud della Calabria gli agricoltori sono stremati dai crescenti costi di produzione che, uniti ai ritardi della burocrazia, mettono in ginocchio un comparto vitale per l'economia del territorio. Una protesta che ha causato disagio alla circolazione, ma, sottolineano gli agricoltori, è l'unico modo per far sentire forte la loro voce. La manifestazione che è nata oggi non doveva creare il disagio della povera gente come noi che si muove per andare a lavorare, ma purtroppo siamo stati costretti a scendere per le vie
della provincia di Crotone, perché c'è stata la partecipazione di tutta la provincia di Crotone in massa a dire no a questo sistema europeo che vuole distruggere l'agricoltura. Da Crotone a Lamezia Terme, anche nella città della Piana, centinaia di trattori che hanno aderito alla mobilitazione promossa dal Movimento Territorio Agricoltura. Oggi noi siamo qui per difendere la dignità degli agricoltori e non solo, e di tutto l'indotto che gira intorno all'agricoltura, trasportatori e via dicendo. La categoria agricola chiede sostegni concreti e misure adeguate per affrontare le sfide attuali, come dicevamo, nel mirino soprattutto le nuove misure dell'Unione Europea. Molte aziende chiudono, dicono, e c'è grande sofferenza perché il comparto è sempre più allo stremo. Ci stanno dando 1.500 euro a ettaro per il seminativo, per lasciarlo incolto, perché dobbiamo agevolare l'importazione degli agrumi, del seminativo. E chi l'ha detta sta cosa? I miei figli che cosa fanno fra 10 anni? Cosa gli sto lasciando ai miei figli? Ai miei nipoti cosa gli lascio io? Una miseria! Non c'è nemmeno bisogno di commentare queste parole, la rabbia degli agricoltori. Proseguiamo, perché è giusto dare spazio a tutti, perché hanno messo in campo una protesta che a loro giudizio è il punto di snodo oltre la quale, se non dovesse accadere qualcosa, c'è davvero la morte di molte aziende. Andiamo a Castroville. Nella città del Pollino gli agricoltori con i loro trattori si sono dati appuntamento a Cammarata. Siamo qua per quanto riguarda innanzitutto queste politiche green che hanno fatto. Siamo stanchi di tutti questi aumenti, il gasolio e le stelle. Un chilo di pane costa 3 euro, invece mentre un chilo di grano viene ripagato 20-25 euro a quintale. Non ce la facciamo più, siamo stanchi. Alla base della protesta l'esorbitante aumento dei costi di produzione dai carburanti alle materie prime e con loro le varie regole sempre più stringenti che da anni, a loro dire, danneggiano il mondo dell'agricoltura. Ho un'azienda zootecnica e produciamo latte. Ad oggi un litro di latte ci viene pagato 49,50 centesimi al litro con un costo di produzione di 57 centesimi. Noi oggi stiamo rimettendo 7 centesimi al litro e non è una cosa concepibile. L'imprenditore agricolo che ruolo ha? Vendiamo il latte e ci fanno il prezzo, vendiamo il grano e ci fanno il prezzo, compriamo il gasolio agricolo e ci fanno il prezzo. Che ruolo ha l'imprenditore agricolo? Tralasciando le aziende che ormai sono già in attivo per andare, per proseguire in un futuro, secondo me, tralasciando i vari esempi che sono stati fatti, i costi alle stelle, il gasolio, però non vedo proprio più l'intenzione di far crescere e di dare un'opportunità ai giovani. Beh, non è facile uscire da questa situazione, c'è in gioco anche l'equilibrio totale dei rapporti che ci sono tra paesi in Europa e tenete conto del fatto che tra un po' ci saranno le elezioni, la vedo difficile che si possa arrivare ad una soluzione in tempi brevi, ma intanto la politica cosa fa, come si muove? Abbiamo sentito l'assessore regionale dell'agricoltura Gallo, lo ha sentito il nostro Paolo Talarico, sentiamo. Domani ci si sposta alla cittadella, la protesta proseguirà alla cittadella, sì. Però è stato specificato che non è una protesta contro la politica regionale. No, abbiamo avuto una comunicazione proprio oggi in cui si fa riferimento, si dice chiaramente che non è contro la politica regionale, ma bensì riguarda, diciamo, la politica europea e i punti sono gasolio agricolo agevolato e abolizione da SAD, costi di produzione, etichettatura dettagliata dei prodotti di importazione, revisione politiche green, la cosa che dicevo io, l'inclinazione ambientalista della Commissione europea, gestione delle linee di condotta dei consorzi di bonifica, comparto zootecnico, abolizione IRPEF sui terreni agricoli. Questi sono i punti che ci sono stati comunicati dal Movimento Territorio Agricoltura, che domani sarà qui e che presumibilmente chiederà un incontro anche a me come assessore, al direttore generale del Dipartimento.
Domani quindi altro giorno di protesta, altre testimonianze che naturalmente offriremo ai nostri telespettatori. Il momento è molto molto delicato. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca perché sono state rese note le motivazioni della sentenza del processo Malapianta. Bene, emerge questo quadro molto ma molto preoccupante, cioè il dominio, predominio assoluto delle cosche del Crotonese sull'imprenditoria turistica. Arcangelo Badolati è qui, ma prima vediamo il servizio e poi ne parliamo. Non avrebbe versato le ritenute operate ai propri dipendenti. Nei guai un imprenditore di Gioia Tauro, amministratore di un importante gruppo di società operanti nel settore del trasporto pubblico locale, al quale i finanzieri di Reggio Calabria... Bene, torniamo in studio. Non è questo il servizio, questo magari lo vedremo dopo. Parlavamo proprio dell'operazione Malapianta e quelle che sono le motivazioni della sentenza. Vediamo. Imponevano la manodopera, così come gli acquisti, anche del caffè, e per evitare ritorsioni bisognava accontentare ogni richiesta. È la storia di un villaggio turistico di Steccato di Cutro, uno dei tanti vessati dall'Ndrangheta, cosche rapaci che spremono gli imprenditori esercitando un controllo assoluto, una situazione che emerge dalla sintesi fatta dalla Corte d'Appello di Catanzaro, che descrive la cosca Mannolo Zoffreo Trapasso Falcone di San Leonardo di Cutro nelle motivazioni della sentenza con la quale il 9 ottobre scorso ha inflitto 18 condanne nei confronti di altrettanti imputati coinvolti nel processo di secondo grado di rito ordinario scaturito dalle inchieste unificate Malapianta Infectio coordinate dalla DIDIA di Catanzaro. Si tratta delle operazioni messe a segno da Guardia di Finanza di Crotone e Polizia di Stato tra maggio e dicembre 2019 sull'asse San Leonardo di Cutro Umbria contro le vessazioni che i san leonardesi avrebbero perpetrato ai danni dei villaggi turistici della costa ionica crotonese e il loro presunto radicamento a Perugia. Il clan, scrive il collegio, ha esercitato un controllo assoluto e capillare del territorio di competenza, ossia San Leonardo di Cutro e le aree limitrofe, attraverso lo sfruttamento parassitario e violento di ogni risorsa e iniziativa economica e contestualmente imponendo una condizione di intimidazione e di omertà delle parti offese della società civile. Per i giudici si tratta di un gruppo criminale organizzato, pericolosissimo, forte di numerosi componenti, gerarchicamente ordinato, disposto ad usare la violenza terrorizzante e collegato ad altre organizzazioni mafiose che ne accrescono il potere. Questa le motivazioni, Arcangelo è collegato con me, Arcangelo Badolati, beh, insomma, tutto quello che era emerso sostanzialmente dall'inchiesta, no? Sì, certamente, buon pomeriggio dalla Gazzetta del Sud, ma in particolare colpisce il fatto che il capo di questa struttura, qui sono quattro famiglie federate che sono i Falcone, i Zoffreo, i Trapasso e i Mannolo. Il capo dei Mannolo, Don Alfonso Mannolo, è stato condannato a 30 anni di reclusione, ma è stato condannato anche in virtù delle dichiarazioni rese dal figlio, Dante Mannolo, che era l'uomo che commercializzava una miscela di caffè che veniva data, diciamo, imposta, si direbbe, ai villaggi turistici. Villaggi turistici bellissimi, conosciuti in tutta Italia, sui quali questa cosca esercitava il predominio, insomma, il condizionamento assoluto dall'imposizione della guardiania, l'assunzione di persone, fornitura di merce di vario genere, di generi alimentari, insomma, un quadro devastante che ci restituisce un crotonese sempre più infiltrato dall'Ndrangheta, un'Ndrangheta sempre più combattuta però dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. In quella zona hanno a lungo operato due pubblici ministeri, Domenico Guarascio e Paolo Sirleo, che hanno inferto duri colpi. È la stessa zona, per capirci, in cui insisteva Nicolino Grande Arachi, che a Cutro aveva addirittura creato un nuovo crimine, cioè si voleva staccare dal crimine di San Luca per creare un crimine in quella zona. Quella è la zona poi che ci porta lì sulla Capo del Sud, dove agisce da sempre il clan degli Arena. La particolarità del gruppo federato di San Leonardo di Cutro è che aveva una sua espansione verso l'Umbria, cioè la paciosa, come dire, amena Umbria non sapeva forse di essere infiltrata anche da questo clan dell'Ndrangheta che dominava tutto il settore turistico dell'area ionica del Crotonese. A te la linea, direttore. E noi la giriamo subito alla nostra Isabella Roccamo, che ci racconta invece un'operazione della Guardia di Finanza Reggio Calabria. Vediamo. Non avrebbe versato le ritenute operate ai propri dipendenti. Nei guai un imprenditore di Gioia Tauro, amministratore di un importante gruppo di società operanti nel settore del trasporto pubblico locale, al quale i finanzieri di Reggio Calabria hanno sequestrato beni per un valore di 1,4 milioni di euro. L'uomo è adesso indagato per omesso versamento di ritenute fiscali dovute o certificate. Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca è stato emesso dal GIP di Palmi su richiesta della Procura. L'indagine è stata avviata dopo
dopo una verifica fiscale svolta dai finanzieri di Gioia Tauro e dai successivi accertamenti eseguiti dall'Agenzia delle Entrate. È stato così verificato che l'amministratore pro tempore di due società, nella sua qualità di sostituto d'imposta, avrebbe sistematicamente omesso negli anni fra il 2017 e il 2019 il versamento delle ritenute d'acconto per un totale di 1,4 milioni di euro. Questa è l'operazione della Guardia di Finanza. Adesso Anna Franchino ci racconta che anche nel mondo del basket purtroppo c'è la violenza e bisogna fare conto anche di questo. Due partite, una gara in programma ieri, è accaduto quello che adesso vedrete. Di oggetti nei confronti di Reteghi in Salernitana Genova dagli spalti, fra cui una barretta raccolta da Strootman che le ha dato un morso, fino alle nostre latitudini, scene viste e riviste soprattutto sui campi polverosi di calcio. Ma quello che è accaduto a Catanzaro nel girone siciliano calabrese di basket di Serie C fra Catanzaro e Giarre ha dell'incredibile. Guardate, e quelli di Catanzaro . Incredibile quello che sta succedendo ora in campo. 11.000 visualizzazioni per un video che sta facendo il giro del web a sedare gli animi un genitore che stava assistendo alla gara sugli spalti e che ha pensato bene di riportare la calma sferrando lui stesso un pugno in viso all'avversario. Cose dell'altro mondo, e pensare che dovrebbero essere proprio gli adulti a dare l'esempio. Purtroppo, ai noi, non sempre è così, non riusciamo a tenere a bada la nostra ansia di prestazione dei nostri figli, una cosa terribile. Non va assolutamente bene così, perché lo sport educa ad altri valori. Parliamo di una cosa invece bellissima che riguarda il Conservatorio Musicale di Cosenza, c'è l'ingegner Nello Gallo ospite nello studio con me. Allora, Presidente, è cambiato l'impatto, è cambiata l'approccio, ma anche la visibilità. Il Conservatorio Musicale di Cosenza ha assunto una sua dimensione, un lavoro costante, direi quasi ai fianchi, no? Come si dice in gergo, per far venire fuori tutta la forza, la determinazione, la bellezza e anche la storia di questo antico e nobile, questa antica e nobile istituzione. Sì, grazie direttore, grazie anche per le parole, ma soprattutto grazie per l'attenzione che la sua televisione mostra verso questa che, come ha ben detto lei, è un'istituzione, è una delle istituzioni culturali più prestigiose, non solo della città di Cosenza, dove ha sede ovviamente, ma anche, posso dire, una delle realtà istituzionali più prestigiose dell'intera Calabria. È un lavoro giornaliero quello che bisogna fare per dare al Conservatorio la giusta visibilità, anche perché come ben sa, in questo conservatorio studiano più di 1.000 studenti, abbiamo più di 200 cosmaestri e abbiamo una produzione artistica di altissima qualità che si esplicita anche attraverso l'Orchestra Sinfonica Abruzia, che come sa ormai È un fiore all'occhiello, sono 2 anni che suona in quasi tutte le città della provincia, i paesi della provincia, anche in Calabria, e testimonia proprio la qualità del lavoro che viene fatto a livello artistico. Il prossimo step quale sarà? Allora, noi abbiamo 2 o 3 cose importanti che stanno proprio a significare come questo conservatorio vuole aprirsi ancora di più al territorio. Abbiamo la ristrutturazione di una proprietà all'atere della nostra sede, che è nel convento di Santa Maria delle Grazie, che sarà un nuovo punto di visione, di affaccio verso la città, quindi un'opera pregevole architettonicamente, e mi auguro che nel mio mandato riusciamo a completare l'opera. Ma soprattutto abbiamo anche idea di aprire una sede decentrata nella Sibaritide, ci stiamo lavorando su Corigliano Rossano, e a brevissimo, è stata già firmata la convenzione, aprirà il più grosso studio, il più grosso centro di musica per audiovisivi nel Mezzogiorno, nel Palazzo Sersale di Cerisano, in collaborazione con il Comune.
Grazie, buon lavoro, in bocca al lupo. Andiamo adesso invece a vedere come le istituzioni di Cosenza hanno salutato i bersaglieri del primo reggimento in partenza per le missioni all'estero. Paolo Talarico. Non hanno voluto far mancare il loro saluto le istituzioni di Cosenza al primo reggimento bersaglieri che prossimamente sarà impiegato in diversi teatri operativi fuori area. Nella caserma cosentina il prefetto di Cosenza Vittorio Ceramella, Monsignor Giovanni Checchinato, vescovo della diocesi di Cosenza, la presidente della provincia Rosario Succurre e il sindaco Franz Caruso, insieme all'Associazione Nazionale Bersaglieri, hanno voluto testimoniare la loro vicinanza e il loro ringraziamento nei confronti dei bersaglieri e del loro comandante, il colonnello Francesco Ferrara, per aver reso sempre più sinergica la collaborazione fra esercito ed enti del territorio calabrese. Lo stesso colonnello ha ricevuto gli auguri di buon lavoro anche per il compito che lo attende. Assumerà infatti il comando nei Balcani di un contingente internazionale NATO a guida italiana. Il primo reggimento dei bersaglieri non è nuovo infatti a missioni estere e fra le tante del passato e del presente arriva ora questa in Kosovo. Sono venuta a salutare i bersaglieri di Cosenza che dopo 25 anni ritornano nel Kosovo. Sono venuta a salutarli con la promessa che andrò a salutarli anche lì. Nel Kosovo, perché per noi è un orgoglio la difesa della patria, la difesa della bandiera, la difesa del nostro tricolore. E siamo allo sport, il calcio. La nostra Anna Franchino ci racconta questo weekend del campionato di Serie B che si è appena concluso. Sorriso a denti larghi per il Cosenza, il Catanzaro è incappato in una giornata no, ma intanto si lavora per il calciomercato. Anna Franchino. Pronto? Sono io! È per me! Vecchio slogan di una società che si occupa di telefonia recitava più o meno così: una telefonata ti allunga la vita. Traslando questo chiamiamolo motto nel calcio, potrebbe suonare in questo modo: una vittoria ti allunga la vita. E quanto accaduto sabato pomeriggio al San Vito Marulla, dove i rossoblù hanno letteralmente schiantato il quotato Venezia, squadra attrezzata per ambire al salto di categoria. I silani si portavano dietro polemiche, delusioni e dubbi, tant'è che lo stesso tecnico è stato messo in discussione, ma la partita, interpretata in maniera egregia, preparata da Caserta con acume e rigore tattico, ha trasformato i mugugni in sorrisi e la disperazione in gioia, come quella provata da Caserta a fine partita, quando va a raccogliere l'abbraccio del pubblico in curva nord. Un gesto che non si vedeva da tempo. Se tanto mi dà tanto, può accadere che il Cosenza ha ritrovato se stesso, fugando almeno per un giorno ai dubbi. Nulla è stato fatto, sia chiaro, ma aver regalato una vittoria sonante al pubblico rappresenta il miglior viatico possibile. Adesso concentrazione massima per la gara di sabato prossimo a Bolzano ed occhio vigile sul mercato, perché i lupi hanno bisogno di mettere nel branco altre due pedine per garantirsi una maggiore sicurezza. La copertina la dedichiamo alla gioia dell'attaccante Tutino, il primo calciatore nella storia del Cosenza in cadetteria a mettere a segno una tripletta. Il Catanzaro riparte da Antonini, il difensore brasiliano classe 1998 arriva a titolo definitivo dal Taranto e va a rinforzare la rosa a disposizione di mister Vivarini, che cade malamente nella sfida di sabato contro la Feral Pisalò. Bisogna ripartire e farlo subito, perché venerdì c'è l'anticipo con il Palermo. Antonini è solo il primo degli acquisti che servirà per rinforzare la rosa, che in qualche gara ha mostrato lacune soprattutto nel reparto arretrato. Volo di sola andata invece per Cazzeris per la Francia, dove farà le fortune dell'Orient. In Ligue 1 per i giallorossi una buona uscita milionaria ed un bonus legato alle presenze. E a partire da oggi vi proporremo in coda al nostro giornale una nuova rubrica che abbiamo chiamato La Parola del Giorno, aperta a tutti coloro i quali volessero così contribuire analizzando, spiegando una parola che a loro giudizio in questo momento sentono più vicina, sentono parlare, sono attratti. E naturalmente ogni giorno ci sarà un ospite diverso a raccontarci la sua parola. Quella di oggi, la prima che apre questo appuntamento, è
qualcosa che sentiamo ormai da sempre, l'intelligenza artificiale. Grazie, ci vediamo più tardi col giornale. Dopo la sigla ci sarà l'appuntamento dopo il novantesimo, con Anna Franchino. Grazie. Molti pensano che questi i nostri anni sono gli anni dell'intelligenza artificiale. In effetti di sistemi informatici di intelligenza artificiale noi ne usiamo tantissimi. Ce l'abbiamo nei nostri smartphone, nelle nostre auto, addirittura nei nostri elettrodomestici e ovviamente nei nostri computer. Ecco, l'intelligenza artificiale è una disciplina dell'informatica che si occupa di studiare sistemi digitali che abbiano comportamenti simili ai comportamenti dettati dall'intelligenza umana, ma non ha lo scopo di simulare o di replicare perfettamente l'intelligenza umana. Tuttavia, i sistemi di intelligenza artificiale riescono ad emulare molto bene alcune funzioni. Sanno guidare le automobili, sanno riconoscere le immagini, sanno fare traduzioni nelle diverse lingue perfettamente. Insomma, sanno fare cose che, quando le facciamo noi umani, diciamo essere cose intelligenti. Questa ovviamente è una grande opportunità per l'umanità, ma allo stesso tempo è una grande sfida, è un grande rischio. L'intelligenza artificiale ha avuto degli sviluppi enormi negli ultimi anni, grazie alla quantità di dati che noi lasciamo, diciamo, sui nostri computer, sulla rete, nei cloud, e grazie alla disponibilità di calcolatori molto potenti che riescono a elaborare appunto questi dati molto velocemente. Non è stato sempre così. L'intelligenza artificiale ha una storia lunghissima, nasce intorno agli anni 40, i primi studi li fa Turing, e non la chiama intelligenza artificiale, la chiama intelligenza automatica, l'intelligenza delle macchine. Questo nome invece viene inventato nel 1956 negli Stati Uniti, e da allora ha avuto diverse epoche e diverse fortune. Alcune volte ha realizzato sistemi molto efficaci, altre volte invece ha realizzato sistemi che non hanno funzionato, e questo ha portato, diciamo, a delle fasi appunto di crescita o delle fasi di stasi, i cosiddetti inverni dell'intelligenza artificiale, in cui le attività quasi si erano fermate e i fondi erano stati ridotti moltissimo. Negli ultimi anni invece l'intelligenza artificiale, appunto grazie ai dati che noi mettiamo a disposizione dei sistemi informatici, sta avendo grandi successi. È uno strumento molto importante, lo sarà di più in futuro, cambierà i lavori, cambierà la nostra vita, ma allo stesso tempo presenta molti rischi. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo regolarle per evitare appunto che quello che molti considerano un sogno non possa poi diventare un incubo. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo con cieli sereni. In serata, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Borse europee rallentano a metà seduta mentre i futures di Wall Street viaggiano positivi. A Milano il FTSE MIB cede lo 0,5%, il FTSE 100 di Londra più 0,2%, il CAC 40 di Parigi, il DAX di Francoforte più 0,5%, l'IBEX 35 di Madrid più 0,7%. Cresce l'attesa per la fitta agenda di importanti appuntamenti di questa settimana, a partire dagli annunci della Banca del Giappone di domani, fino ai meeting delle banche centrali di Canada ed Europa, alla serie dei dati PMI e alla prima lettura del PIL degli Stati Uniti del quarto trimestre. Negli USA resta l'attenzione anche sulla corsa alla Casa Bianca, mentre il candidato Ron DeSantis ha deciso di appoggiare il repubblicano Donald Trump in vista delle primarie del New Hampshire di domani. Agenda macroeconomica odierna scarna con uno sguardo solo sul leading index USA di dicembre, atteso nel pomeriggio. Sul Forex l'euro-dollaro oscilla 1,089, il cambio tra biglietto verde e yen a 148.
Petrolio in frazionale rialzo con il Brent più 0,2% a $78,8 e WTI più 0,3% a $73,5, dopo che la Libia, membro dell'OPEC, ha riavviato la produzione nel suo giacimento più grande. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund sale a 152 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,84%. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano in particolare Nexi più 2,7, Tenaris più 2,2, STM più 1,9 e Unipol più 1,6%. In coda invece Enel e Ferrari meno 1,4 e A2A meno 1,1%. Grazie e al prossimo aggiornamento.